Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento che con Focus 3.0 avremo e inizieremo mensilmente. Ho raccolto l'invito di Vedo che iniziano ad arrivare un po' di persone, ho raccolto l'invito degli amministratori ed è un vero piacere poter così iniziare a curare una rubrica su questo canale che vedo essere sempre più numeroso. È ormai diversi anni che ci conosciamo, è diverso tempo che collaboriamo insieme, insomma, che mi avete chiamato nel corso del tempo e grazie appunto ai vari amministratori, in particolar modo Enrico Ballantini, Anna Tamburini. Mi è stato chiesto se avevo piacere appunto a gestire una rubrica su Focus mensile e quindi è nato questo progetto che si è strutturato, insomma, e prende il via stasera. La nostra rubrica si chiamerà I Misteri della Storia. Avremo una cadenza mensile, quindi potremmo parlare di vari argomenti, anche ogni vostro suggerimento sarà ben accetto se volete scrivermi attraverso Facebook o altri sistemi e canali. Parleremo dei vari misteri della storia, i misteri più intriganti che nel corso degli anni ho studiato o anche altri studiosi hanno portato avanti nelle loro ricerche per cercare di fare maggiore luce su quello che è il nostro passato e ovviamente il retaggio che è arrivato fino ai nostri giorni. Avremo un appuntamento, come vi dicevo, mensile, ci chiacchiereremo insomma per un'oretta, poi se l'argomento lo richiederà gli dedicheremo ovviamente anche più tempo e questa sera I Misteri della Storia, la nuova rubrica che curerò appunto su Focus. Un argomento, direi forse più un personaggio molto interessante, molto particolare, che nel corso degli anni mi ha affascinato profondamente perché penso che sia stato e sia tutt'oggi un modello veramente da cui prendere spunto. Vedo che iniziate ad essere un po' numerosi, quindi penso di poter iniziare a parlare dell'argomento di stasera. Questo personaggio, appunto, la prima puntata, la puntata chiamiamola numero zero della nuova rubrica Misteri della Storia su Focus 3.0, appunto, questa puntata di apertura la dedichiamo a Tore Heyerdahl. Tore Heyerdahl è un personaggio che, per chi mi segue, ho affrontato molte volte nel corso degli anni, del tempo, attraverso riviste che ho diretto, attraverso libri che ho scritto, anche attraverso dei video che ho pubblicato sul mio canale YouTube. Invito chi avesse piacere a seguire appunto questo mio tipo di studi, di ricerche che poi trasformo anche in video, di iscriversi. Thor Heyerdahl è un personaggio che, come vi dicevo, ha cambiato la storia, ha cambiato il modo di vedere. Questa puntata, l'ultimo grande esploratore, perché effettivamente lo possiamo considerare a tutti gli effetti l'ultimo grande esploratore del Novecento, una figura, una persona che ha lasciato veramente un segno indelebile non solo nel mondo accademico, nel mondo scientifico delle esplorazioni, ma anche in quello che è stato il bagaglio di conoscenze che lui ha trasferito a quelle che sono state le generazioni successive. Ripercorreremo in questa oretta un po' la sua vita, soprattutto le sue missioni, soffermandoci in alcune in particolare perché hanno molti elementi che a noi interessano, per chi si interessa appunto di misteri del passato. Ovviamente, ecco, questo non l'ho detto prima, ma ci tengo a sottolinearlo. All'interno di questa nostra rubrica mensile noi parleremo sia di misteri storici che riguardano tanti popoli, dagli Indi agli Egiziani, ai Sumeri, ai popoli sudamericani, ai popoli dell'Estremo Oriente, ma affronteremo anche quelle che sono le teorie che riguardano il nostro passato, quindi dalle civiltà precedenti ai possibili contatti, anzi agli identici contatti che ci sono stati nel passato del nostro pianeta con intelligenze che provenivano da altri pianeti, da fuori dal cosmo. Questi saranno tutti argomenti che nel corso del tempo, man mano che andremo avanti mese per mese, affronteremo e cercheremo
di analizzare in dettaglio. Tornando appunto a quello che è l'argomento di stasera, per chi si fosse collegato ora, appunto parleremo di Tore Heyerdahl, che è stato una figura fondamentale nella storia del Novecento. Matismo accademico aveva imposto, e per purtroppo ancora oggi in certi casi sussiste, ma su determinate tematiche. È un personaggio che ha cambiato radicalmente il Novecento, che ha lasciato, come dicevo poco fa, una testimonianza e un retaggio storico unici nel suo genere. Ebbi modo e la fortuna di incrociarlo, più che conoscerlo, diversi anni fa, sul finire degli anni 90, ed ero un ragazzino io, però ho avuto la fortuna negli ultimi anni, purtroppo è scomparso il 23 aprile dell'anno scorso, di conoscere suo figlio, Bjørn Heyerdahl, con cui abbiamo parlato a lungo, con cui abbiamo discusso anche di quello che era il suo operato e il retaggio che suo padre, Tore Heyerdahl, aveva lasciato ai suoi figli e anche all'umanità intera. Questo perché? Perché Tore Heyerdahl, al di là delle sue esplorazioni, al di là di tutto quello che ha fatto anche a livello archeologico e non solo, e che vedremo fra poco, anzitutto uno dei suoi punti fondamentali in tutto il nostro ambiente, quindi curare la natura preservandola dall'inquinamento, di pace laddove già, ad esempio, mi viene in mente il Tigris, che vedremo dopo, una delle sue azioni, le guerre che dagli anni 60, 70, 80 ci sono state. Quindi, tra i tanti meriti di questo personaggio troviamo appunto quello di avere portato avanti un messaggio ecologico, un messaggio di pace in qualsiasi cosa abbia fatto. Però iniziamo a entrare nel vivo della storia, della vita e soprattutto delle ricerche di Thor Heyerdahl, perché vedrete che attraverso le sue ricerche, i suoi studi, toccheremo anche altri ambiti che sono a noi oggi molto comuni e sono anche molto importanti. Tore Heyerdahl era norvegese, nasce a Larvik, che è un paesino a nord della Norvegia, nel 1914, e poi si spengerà, morirà con la Micheri nel 2002. Un altro dato curioso è che questo grandissimo personaggio, che vinse un Oscar nel 1952, che è stato osannato nel vero senso della parola da tantissimi stati e da tantissime generazioni di uomini, negli anni 50, se non ricordo male, nel 58, tra i vari viaggi che aveva fatto, si trovò a incappare in questa collina, appunto, che è Colla Micheri, tra Andorra e Laiguella, in provincia di Savona, vicina ad Alassio, per chi conosce la Liguria. Si innamorò di questo posto e quindi dal 58 iniziò a restaurare un piccolo borgo che esiste ancora oggi, bellissimo, e fino a quando appunto non vi morì nel 2002. Recentemente, anzi proprio questo fine settimana, ieri e l'altro ieri, ero proprio a Colla Micheri perché ci sono tante manifestazioni che si svolgono tra Andorra e questo piccolo paesino, proprio in memoria di Tore Heyerdahl. Ma veniamo a noi, andiamo nel vivo. Come vi dicevo, nasce nel 14 ed è la sua vita è segnata fin da piccolo, anzitutto da un trauma. Lui cade in un lago ghiacciato e rischia quasi subito la vita perché si trova veramente in difficoltà per uscire. Ma questa cosa lo segnerà veramente in maniera profonda, perché nonostante abbia fatto più di 12 missioni in tutto il mondo costruendo delle zattere che erano veramente, potremmo dire, rudimentali, ma comunque capaci di solcare i mari e non solo, lui non imparò mai a nuotare. E questo è un dato veramente curioso e anche bello, forse per quello che era l'acqua e la possibilità di nuotare, soprattutto in mare aperto, non gli impedirono di realizzare le più importanti traversate che la storia umana dei tempi recenti abbia conosciuto, soprattutto perché, come dicevo all'inizio, per chi non si fosse non fosse stato presente, se fosse collegato dopo, perché lui ha cambiato radicalmente i paradigmi, lo vedremo fra poco, del mondo accademico, facendo vedere come una persona che non appartiene a quel mondo può anche proporre delle teorie che possono essere valide, vere, ma soprattutto rompendo certi dogmi che fino ad allora esistevano.
Come vi dicevo, lui fin da giovane, ovviamente siamo in un periodo storico in cui inizia il secondo conflitto bellico mondiale, che poi lo vedrà anche lui abbastanza direttamente coinvolto, ma lui si laurea in biologia, poi diventerà anche per i suoi studi e le sue ricerche un antropologo culturale principalmente, quindi studierà i popoli, studierà le migrazioni, studierà quelli che erano gli spostamenti di un popolo da una zona rispetto all'altra. E lui appena si sposa con mare un viaggio e poi ci andrà a Fatuhiva, che è una bellissima isola dell'Oceano Pacifico, ed è lì un po' che nasce tutto, perché lui era già affascinato dalle culture, dai popoli che hanno abitato e abitano ancora oggi il nostro pianeta. Ma quando lui si reca a Fatuhiva, dove rimarrà per circa un anno, era una sorta di viaggio di nozze e anche di lavoro, lui inizierà a vedere come le popolazioni locali avevano tutta una serie di tradizioni, di culti, e soprattutto inizia a vedere degli idoli scolpiti in pietra su delle enormi pietre calcaree, coralline e quant'altro, ma che rappresentavano delle divinità per quelli che erano gli isolani di Fatuiva. E uno di questi era appunto Tiki, da cui poi successivamente nel 47 prenderà il nome, la sua imbarcazione più famosa, il Contiki, che appunto solcò i mari in quell'anno, ma lo vedremo dopo. A Fatuiva lui inizia la sua missione, inizia il suo viaggio e si rende conto che la storia umana può essere vista anche con occhi diversi. La storia umana non è fatta solo di regole fisse imposto, ma potevano esistere delle possibilità non vagliate, non considerate. Mi viene in mente un parallelismo: considerate Göbekli Tepe in Turchia, un sito archeologico che viene datato all'incirca il 10.000 a.C., 9.600-10.000 a.C., quindi 12.000 anni fa. Recentemente è stato riscoperto lì vicino Karan Tepe, datato all'11.500 a.C. Stiamo parlando degli albori della storia umana. Ma nel sito di Göbekli Tepe, il professor Schmidt, scomparso pochi anni fa, ha impiegato più di 30 anni per far accreditare al mondo accademico ufficiale la data di quel sito. Cioè, il mondo accademico ufficiale non riusciva a accettare che un sito umano, artificiale, costruito anche in maniera molto elaborata, avesse almeno 11.000 anni, se non di più. Oggi con Karan Tepe andiamo molto più indietro. Lo stesso successe a Tore Heyerdahl, perché si trovò a scontrarsi appunto con quello che era un mondo accademico della sua epoca, ma molto simile, molto vicino a quello che è a quello moderno. Quindi lui sta a Fatuiva per un anno e, come vi dicevo, inizia a vedere come questi idoli, poi lo scoprirà, in parte già lo sapeva, si trovavano anche in altri atolli. Quella che poi diventerà una delle sue teorie cardine, cioè il fatto che gli uomini del passato, che noi abbiamo creduto sempre vivere in certi luoghi e rimanere più o meno all'interno di uno spazio circoscritto, in realtà potevano spostarsi, anzi si spostavano sicuramente, perché com'era stato possibile che degli atolli sperduti nell'Oceano Pacifico, in questo caso, fossero abitati, avessero la presenza di piante e animali, se non presupponendo che qualcuno aveva costruito delle imbarcazioni millenni fa e c'era giunto appunto via mare. Prende inizio questa sua ipotesi, che poi porterà avanti successivamente. Lui torna in Norvegia e riparte poco tempo dopo, nel 39, per un'altra missione esplorativa, questa volta nella Columbia Britannica. Anche qui continua a rinforzare sempre più la sua teoria, ma ben presto viene richiamato in patria, dove appunto si stava svolgendo il secondo conflitto bellico mondiale, in cui la Norvegia appunto si trovava in guerra ufficialmente. E la cosa bella è che vedremo anche nel primo equi suo equipaggio, appunto quello del Contiki, sarà composto in buona parte da ex militari, da personaggi che, ad esempio, in un caso particolare c'era un capo partigiano, si direbbe in Italia, che era stato
tra le persone che aveva distrutto i silos di acqua pesante che appunto i nazisti avevano costruito per la realizzazione della bomba atomica. Per fortuna loro non ci riuscirono. Quindi cosa succede? Fa la guerra, ma durante la guerra continua a studiare, si laurea in biologia e porta avanti queste sue teorie che ormai erano diventate quasi un chiodo fisso e questo era un punto fondamentale di tutto il suo lavoro successivo. Finisce la guerra e a un certo momento lui si trova ad andare negli Stati Uniti dove vuole iniziare a concretizzare queste sue teorie, vuole dargli un fondo di realtà, vedere, verificarle se erano plausibili oppure no. Quindi cosa succede? Inizia a fare tutta una serie di giri, soprattutto per trovare dei finanziatori che gli permettessero di realizzare una imbarcazione molto semplice con le tecnologie non di oggi, ma con quelle che erano le tecnologie degli uomini del passato, potrei dire degli uomini di millenni fa. E quindi inizia, per esempio, va al National Geographic, e qui vi racconterò un episodio molto pittoresco e carino che sarà anche un pochino il cambio di vite che farà partire poi la sua missione successiva e soprattutto lui frequenterà quello che era il club degli esploratori che esiste ancora oggi negli Stati Uniti, in cui conoscerà grandi personaggi dell'epoca, grandi esploratori che ancora a quel tempo erano vivi, da cui riceve consigli, da cui riceve stimoli, da cui riceve la forza per continuare nella sua missione, anche se sembrava assurda. Lui che cosa voleva fare? Appunto, lui voleva costruire un'imbarcazione che poi diventerà il Contiki e provare che gli uomini di secoli, ma appunto direi millenni fa, erano in grado di percorrere anche interi oceani, quindi l'Oceano Pacifico, l'Oceano Atlantico, con delle imbarcazioni abbastanza rudimentali, abbastanza semplici, senza l'utilizzo come oggi abbiamo di viti o di fili di ferro per tenere le assi. Lui voleva costruire un'imbarcazione come avevano fatto nei tempi più remoti. Si reca al National Geographic per avere una sponsorizzazione, per avere dei fondi, per avere un supporto anche morale e il direttore di allora lo prenderà quasi in giro. Gli dice: quello che lei ci sta proponendo è del tutto impossibile, non è vero che gli uomini del passato avevano costruito delle imbarcazioni e si erano spostati addirittura negli oceani. Si riteneva al tempo che si potessero spostare per brevi tratti di mare, ma sempre lungo costo, per i fiumi, quindi senza incorrere nei pericoli del mare aperto. Quindi il direttore del National Geographic gli dice: provi a costruirle e mi dimostri realmente che questa cosa è stata possibile. Ma in tono ironico, ovviamente non ci credeva assolutamente. E Tore Heyerdahl a quel punto prende questa sfida che gli viene lanciata e si reca in Perù e grazie anche ai rapporti diplomatici, è sempre stato molto bravo a intessere rapporti diplomatici che si creerà in quel momento storico. Lui riceve dei piccoli finanziamenti e inizierà la costruzione del Contiki. Considerate che il Contiki era un'imbarcazione abbastanza semplice, abbastanza rudimentale, era lunga 14 metri, aveva dei grandi tronchi che costituivano la base, la chiglia si direbbe, della nave, una chiglia piatta, una sorta di sperone davanti per infrangere le onde e tutto il resto era appunto fatto con l'utilizzo, non c'erano viti, non c'erano strumenti o tecnologie moderne, ma c'erano solo gli strumenti che avevano avuto gli uomini di migliaia di anni fa. Lui parte dal Perù, parte dal porto di Callao e compie una traversata che sarà veramente storica perché senza sapere neanche dove sarebbe potuto arrivare. Aveva un'idea del possibile tragitto che la sua imbarcazione avrebbe potuto fare, compiere, ma non sapeva se questa possibilità era realistica oppure no. E quindi lui in 101 giorni, dopo aver percorso circa 7.000 km, si troverà passando dalle Galapagos e spinto dalla corrente di Humboldt, che è una corrente che si trova nel Pacifico verso le isole della Polinesia. Lui si ritroverà poi ad arrivare nel piccolo atollo di Raroia, dove dopo 101 giorni, appunto, la sua barca, il Contiki, in parte anche distrutta da quelle che erano le barriere coralline, un paio di tempeste che avevano messo a dura prova questa imbarcazione, però lui sbarca e tutto il suo equipaggio riesce ed esce vittorioso da questa traversata. Ovviamente
Forse alcuni di voi, penso di sì, spero di sì, si ricorderanno appunto questo nome, il Contichi, ma poco spesso ci si ricorda il personaggio che c'era dietro, che è stato appunto Thor Heyerdahl. Questa sua traversata, il dimostrare, il vincere la sfida che il direttore del National Geographic gli aveva lanciato, cambia radicalmente le carte in tavola. Siamo nel 47 quando avviene questo, e lui da quel momento in poi sarà, come dicevo all'inizio, portato in gloria in tutti i paesi dove si recherà. Considerate che lui realizzerà un documentario della traversata del Contichi, e questo documentario nel 1952 vincerà un Oscar come miglior. Ricorda, così come un altro suo documentario, quello della Ra 2, che sarà un'imbarcazione che vedremo dopo, sarà candidato ma non lo vincerà. La sua storia viene raccontata in un film norvegese che, per chi fosse curioso e ce l'avesse, può trovare anche su Amazon Video, e un film, se non erro, è del 2013, che si chiama proprio Contichi. E quello che succede è che anche questo film viene candidato come film straniero nella categoria dei film stranieri nel 2013 agli Oscar, ma non lo vincerà. Comunque vedete come questo personaggio sia stato un elemento fondante della storia del Novecento. Lui dimostrò con i fatti, dimostrò materialmente che uomini anche di migliaia di anni fa erano totalmente in grado di costruire delle imbarcazioni, non direi rudimentali come ho detto prima, mi correggo, direi abbastanza semplici ma altrettanto resistenti e in grado appunto di solcare gli oceani. Lui dimostrò con i fatti. Ovviamente fino a qualche anno fa veniva contestato ancora Thor Heyerdahl, perché il punto fondamentale è che si è sempre creduto che il popolamento del Pacifico fosse avvenuto dall'Asia verso il Pacifico. Quindi da zone come l'Indonesia, il Giappone e quant'altro verso il Pacifico. Quello che lui proponeva, che Thor Heyerdahl proponeva, invece era l'esatto contrario, cioè che dalle zone sudamericane, come appunto il Perù, da cui lui partì, dal porto di Callao, flussi di uomini si fossero recati parallelamente anche loro verso il Pacifico in tempi molto antichi. Questa cosa gli è stata contestata, nonostante lui avesse appunto dimostrato nel 47 la possibilità della traversata, ma tra il 2019 e il 2020 degli studi genetici fatti in varie popolazioni del Pacifico rapportate con popolazioni invece che vivevano in Sud America hanno per la seconda volta dimostrato la veridicità delle teorie di Thor Heyerdahl, cioè si è trovato in popoli che appartengono a varie isole e vengono datati molto indietro nel tempo e che appartengono appunto a popoli sudamericani. Quindi l'unica spiegazione plausibile è che, come diceva Thor Heyerdahl, nel remoto passato dell'umanità qualcuno avesse costruito delle imbarcazioni e da lì, dal Sud America, si fosse spostato verso appunto le isole del Pacifico. Il Contichi, ricordavamo che è importante, è fondamentale proprio perché cambia i paradigmi accademici, cambia il modo di vedere di una parte della scienza, dimostra anche come un uomo formato comunque sia, che aveva fatto un percorso di studi e di ricerca ben preciso, universitario, ma che non apparteneva al mondo accademico, come certe idee, le sue idee in questo caso, potessero rompere degli schemi, rompere dei paradigmi, dimostrando con i fatti che una teoria, e qui generalizzo un po', una teoria extra accademica può avere la sua realtà, può avere la sua veridicità, in questo caso che la sua teoria sugli spostamenti dei popoli fosse realistica, così come poi verrà confermata appunto pochi anni fa dai test genetici. Contichi è un caposaldo. Lui che cosa fa? Pochi anni dopo, ovviamente sono gli anni successivi, sono anni in cui lui girerà il mondo, cercherà anche finanziamenti per nuove spedizioni. Nel 52 concretizza e realizza una nuova missione, questa volta appunto nelle Galapagos, dove lui le aveva sfiorate durante
parte la traversata del Contichi. E perché va alle Galapagos? Perché lui vuole cercare se ci sono tracce di insediamenti umani, quindi se quelle isole, che in quel momento erano disabitate, almeno in buona parte, avessero potuto costituire nel passato remoto un luogo di approdo, un punto in cui i popoli dal Sud America avevano utilizzato le Galapagos o Galapagos, che dir si voglia, per spostarsi nel Pacifico. E cosa trova? Trova queste conferme, perché inizia una serie di scavi, una serie di carotaggi, di sondaggi del terreno, e trova quelle che sono i resti di un porto, i resti di abitazioni, trova tantissime, e ancora oggi sono in un museo appunto in queste isole, resti di cocci di vasellame pre-incaico, quindi anche qua una prova archeologica che qualcuno era passato da quelle isole, qualcuno in un remoto passato le aveva usato come punto di sosta per poi continuare il proprio viaggio verso l'Oceano Pacifico. Passano pochi anni, qui andiamo avanti con quelle che sono le sue ricerche, passano pochi anni e nel 1955 lui si reca all'isola di Pasqua. È fondamentale, noi conosciamo tutti l'isola di Pasqua con i suoi Moai, le sue statue bellissime che sono direzionate verso il mare, che raccontano tante leggende che ancora devono essere in parte comprese e capite dal Rongorongo, che è la scrittura appunto degli abitanti di Rapa Nui, che è l'antico nome dell'isola di Pasqua. Perché è importante? Perché nel 55 Tore Heyerdahl va lì e che cosa fa? Per la prima volta nella storia umana lui inizia una serie di scavi archeologici ufficiali, quindi fatti con tutti i crismi dell'ufficialità, con il mondo accademico addirittura che lo aiuta in questo, e inizia a riscoprire la storia di questo popolo, di questi uomini e donne che vivevano in quest'isola almeno dal 385 d.C. e riesce forse a dare anche risposta a tante delle domande che erano rimaste fino ad allora senza una vera risposta. Anzitutto sapete benissimo come i Moai, queste grandi statue, siano veramente pesanti, dell'ordine di svariate tonnellate, e nessuno aveva mai capito come fosse stato possibile, non tanto sono in roccia vulcanica, ma non tanto modellarle, quanto piuttosto spostarle dalle cave dove alcune di queste si trovano ancora oggi e portarle nei luoghi e nei basamenti che poi le ospiteranno. In alcuni casi addirittura venivano erette proprio su se stesse, e quello che Tore Heyerdahl scopre è che l'isola un tempo, se voi andate oggi a Rapa Nui, trovate pochissimi alberi, ma che sono stati all'isola di Pasqua trovate pochissimi alberi che sono stati piantati ormai da qualche decennio, se non un secolo e mezzo. In realtà l'isola, quando ci arriva Heyerdahl, era quasi totalmente senza alberi, così come da tanto tempo era un'isola priva quasi di vegetazione arborifera, semplicemente perché gli alberi erano stati usati nel passato proprio per far rotolare, per quanto possa sembrare incredibile, rotolare questi enormi Moai dalle loro cave fino ai luoghi in cui erano stati posizionati. E Heyerdahl fece questo, finì di scavare un enorme Moai del peso di 13 tonnellate, lo portò attraverso dei rulli in una posizione che lo avrebbe ospitato e lo eresse, lo fece, lo mise in verticale, dimostrando come appunto fosse possibile per gli uomini di quell'isola e con scarse tecnologie poter erigere questi monumenti. Poi farà lo stesso anche con un altro Moai del peso di quasi 30 tonnellate, per cui vedete come la forza umana nel suo caso, quando eresse quello da 13 tonnellate, per esempio, utilizzò 180 uomini, quindi non si parla di uno sparuto gruppo di 3, 4, 5 individui, ma di gruppi sostanziosi di uomini che ovviamente usavano la forza fisica per compiere questi spostamenti, per tirare su questi Moai. Ma la cosa fondamentale è che lui dà inizio a quelle che poi saranno tutte le campagne di scavo successive. È interessante perché, e qui apro una parentesi, perché vi dicevo prima, l'isola di Pasqua è ancora un mistero, non tanto per
appunto le sue statue, ma per il popolo che ci vive, perché ci sono tante leggende di come in un tempo antichissimo, ormai che si perde nella notte dei tempi, le tradizioni dell'isola di Pasqua raccontano che sull'isola arrivarono due gemelli insieme ad altre persone e che questi due gemelli iniziarono a popolare l'isola. Ora, Topos, come si chiamano, cioè l'elemento dei due gemelli, noi lo troviamo in tantissimi atolli del Pacifico, quasi fosse una storia comune a tanti popoli e non c'è una spiegazione sul perché. Allo stesso tempo, un altro mistero ancora irrisolto dell'isola di Pasqua è la sua scrittura, il rongorongo, che ancora oggi non è stata quasi decifrata. Si è capito un po' il senso di alcune delle scritte in rongorongo, ma non si riesce a trovare una chiave che permetta di decrittare questi testi. C'è un fatto interessante, il rongorongo, questo ne ho parlato tante volte anche nei miei libri o nelle conferenze che ho fatto, nei video che metto su YouTube, ma il rongorongo è nel 1932 uno studioso di origine ungherese, ma che si era naturalizzato francese, Guillaume de Vessy, scopre nel 1932 che il linguaggio dell'isola di Pasqua, appunto il rongorongo, era del tutto simile, per non dire speculare, con il linguaggio, con la scrittura, pardon, utilizzata dalla civiltà vallinda. Stiamo parlando dell'antico popolo che abitò l'India nel suo remoto passato. E questo è incredibile, ancora oggi non ha una spiegazione, non c'è un non si riesce a capire come sia possibile. Se fate una ricerca su Google ora o dopo, mentre mi ascoltate, vedrete che appunto queste due scritture sono praticamente speculari. Si è cercato nel tempo di invalidare questa cosa, però basta vedere i fatti, basta vedere il rongorongo e la scrittura vallinda messe una accanto all'altra e vedrete che appunto sono del tutto uguali. E anche nel caso della scrittura vallinda non si è decifrata, non si è riuscito a decifrarla, e questo rimane una grande incognita, perché noi abbiamo, per quanto riguarda i vallindi, una quantità enorme di città. Si parla di più di 1056 siti archeologici tra India del Nord, Pakistan e un po' di Afghanistan, e di veramente una quantità di tavolette insteatite, simili, per capirci, a quelle cuneiformi dei Sumeri, dei Babilonesi, ma in questo caso sono appunto vallinde del nord dell'India, che sono indecifrate. Non sappiamo cosa c'è scritto, non riusciamo a capire cosa contengono queste tavolette. E non c'è una spiegazione. Capite che civiltà vallinda, isola di Pasqua, abbiamo una distanza che è di circa 18.000 km, quindi qualcosa di veramente incredibile, enorme, e non sappiamo, almeno forse non sapevamo fino a poco tempo fa, come fosse stato possibile che ci fosse questa coincidenza, chiamiamola così per ora, in questi due posti così lontani del pianeta. Una spiegazione forse è arrivata nel 2013, quando una studiosa russa, ma che lavorava al Max Planck Institute in Germania, fa un campionamento del DNA delle popolazioni aborigene del Nord Australia, casualmente, cioè era uno studio che non era finalizzato a questo scopo. Si stava campionando appunto varie popolazioni attuali, ma soprattutto antiche. Ebbene, viene campionato il DNA di alcune popolazioni aborigene appunto del Nord dell'Australia. Parallelamente, siccome si voleva capire un po' i vallindi da dove potessero venire, per la famosa teoria dell'invasione ariana, vengono anche sequenziati dei DNA da scheletri rinvenuti appunto in alcune città vallinde, quindi stiamo parlando di quasi 4, se non di più, 4.000 anni fa. La sua scoperta eccezionale appunto è che vengono ritrovati dei marcatori genetici vallindi in alcune, non in tutte, in alcune popolazioni del nord dell'Australia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire, e non c'era una prova archeologica, non c'era un elemento che dimostrasse o testimoniasse che dall'India o da un paese di quel tipo, in tempi antichissimi, un popolo, un gruppo nutrito di persone si fosse spostato e fosse arrivato nel nord dell'Australia. Però
Però ce lo dice la genetica, perché la genetica non mente. Se nell'Australia tra gli aborigeni abbiamo dei marcatori valdingi e la Pugach riuscirà anche a stabilire la data precisa, più o meno precisa ovviamente, che è il 2200, lei dice 30 avanti Cristo, comunque è il 2200 avanti Cristo, quindi stiamo parlando di 4200 anni fa, vuol dire che necessariamente dall'India qualcuno si è spostato 4000 anni fa ed è arrivato fino al nord dell'Australia. Questo discorso a cosa ci serve? Ci serve a capire come forse la scrittura dei Vallindi poi sia arrivata successivamente nell'isola di Pasqua, che è molto più lontana, ma il fatto è che ci dimostra come i Vallindi riuscissero probabilmente a navigare anche in pieno oceano, come aveva fatto Thor Heyerdahl con il suo Contiki e con le altre missioni, esplorazioni che vedremo fra poco. Questo è veramente importante. Non sappiamo se i Vallindi siano arrivati in Australia perché cercavano nuove terre, perché sono stati spinti lì da una tempesta o per qualsiasi altro motivo. Sappiamo però che ci sono arrivati sani e salvi al punto tale che si sono mischiati con le popolazioni locali, con gli aborigeni australiani, e hanno dato appunto il via a una nuova genia, un mix, un melting pot culturale, come si dice oggi, che ha trasportato nel tempo il loro DNA. Un altro dato interessante, e poi continuiamo parlando appunto sempre di Thor Heyerdahl e delle sue affascinanti esplorazioni, che poi per noi oggi, e lo saranno anche nelle puntate future, sono un collante, un elemento che ci permette anche di fare altri discorsi, come vedete, ci permette di creare dei ganci per espandere il nostro studio della storia, il nostro studio del passato e cercare di capire un po' di più rispetto a quello che sappiamo di ciò che è avvenuto. Vi dicevo che sempre nel 2013-2014 altri studi di cosa dimostrano? Viene studiato il dingo australiano, che forse penso abbiate in mente ben presente, il tipico cane australiano, e in un sequenziamento che veniva fatto quasi a livello mondiale delle varie forme di cani, quindi di cani che si trovano in tutto il pianeta, non cani di razza che sono delle selezioni moderne, ma i cani, diciamo così, come si trovano in natura, viene sequenziato il DNA anche del cane selvatico o cane paria indiano, e che cosa viene fuori? Viene fuori che il dingo, il cane australiano, appunto, non è altro che un lontano discendente del cane paria indiano. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una seconda prova, un secondo elemento che dimostra come dall'India, millenni fa, qualcuno si è spostato portando con sé dei cani anche e sia arrivato in Australia e questi cani abbiano prolificato, abbiano vissuto in questo enorme territorio aumentando in numero. Mi viene in mente un parallelismo quando appunto in Australia arrivarono gli inglesi più o meno nel 700. Sapete che l'Australia nasce come colonia penale inglese. E una delle varie cose che vengono portate per sfamare le persone sono i conigli, per cui vengono creati gli allevamenti di conigli in Australia. E che cosa succede? Che diventerà questo animale un animale endemico, quasi pericoloso per lo stesso ecosistema australiano, perché il coniglio portato lì si trova in un habitat congeniale, in un habitat per lui perfetto, e inizierà a prolificare in maniera enorme, quindi a diventare veramente invasivo, quasi al punto tale da anche creare grossi problemi per i raccolti. Lo stesso successe appunto per il cane indiano. Vedete come ci siano tanti elementi che certe volte non abbiamo prove, nessuno si sarebbe mai immaginato che l'Australia avesse potuto ospitare un gruppo di uomini che proveniva dall'India. C'è una bellissima tradizione, un'altra storia molto bella, di cui magari ne parleremo sicuramente in una delle puntate future, dove c'è sempre in Australia una grotta che riporta in scrittura geroglifica la storia del figlio di un faraone che la cui nave era stata a causa di una tempesta sbattuta tra le onde, e poi alla fine, dopo un viaggio lunghissimo,
questo figlio del faraone insieme a tutta quella che era la ciurma, l'equipaggio della sua nave, erano approdati finalmente in un'isola, in questa grandissima isola che non era altro che l'Australia, e qui avevano riniziato a vivere in qualche modo. E questa storia è stata, perché esiste ancora oggi questa grotta, era stata iscritta e incisa appunto all'interno di una grotta australiana. Vedete come il caso certe volte possa cambiare tanti fatti, tanti elementi, e come casualmente ci possano essere delle cose che altrimenti non avremmo mai potuto scoprire, come ad esempio appunto questi viaggi. Continuando quello che è il nostro percorso sulle orme di Thor Heyerdahl, lui cosa fa? Nel 69, dopo queste campagne precedenti alle Galapagos, col Contichi, all'Isola di Pasqua, vuole dimostrare, anche questo per noi è molto importante, vuole comprovare che gli uomini del passato erano in grado di traversare l'Oceano Atlantico. E che cosa fa? Costruisce un'imbarcazione che prenderà il nome di Ra, dal dio solare, poi ora vedremo anche perché, una imbarcazione fatta di giunchi, e parte per dimostrare come dal Marocco fosse possibile arrivare in Centro America, in quello che è la zona del Centro America. Purtroppo la Ra 1, come è stata chiamata, non avrà successo perché probabilmente per una serie di errori tecnici, ma anche e soprattutto per una tormenta che quasi costretti ad abbandonarla, e quindi a abbandonare anche la stessa missione esplorativa. Ma non si lascerà così prendere dallo sconforto. Thor Heyerdahl nel 77 costruisce la Ra 2, e la Ra 2 riuscirà nella sua impresa. Partirà dal Marocco e in un viaggio anche qua di 6.800 km circa approderà all'isola Barbados, quindi in pieno Centro America. Questa barca come era fatta? Era una barca in giunchi, una barca in tutto e per tutto simile a come venivano costruite dagli egiziani, ma con lo stesso tipo di barca, guarda caso, noi la ritroviamo molto simile, per non dire uguale, anche in Sardegna o tra gli Aymara del Sud America. Infatti una parte dei costruttori della Ra 2 furono appunto, erano delle, appartenevano alla popolazione Aymara sudamericana. La Ra 2 che cosa ci dimostra? Appunto che l'uomo del passato con una barca in giunchi era ed era stato in grado di poter attraversare l'Oceano Atlantico e quindi andare oltre quelle che erano le colonne d'Ercole, andare oltre quelli che erano i limiti che a quel tempo, e anche ad esempio al tempo di Dante, si credeva fossero i limiti del mondo. E questo veramente cambia radicalmente la nostra visione della storia. C'è da dire che Thor Heyerdahl era un norvegese, era un vichingo, i suoi antenati erano stati dei vichinghi, e tutti sapete come oggi sia un dato di fatto che i vichinghi siano arrivati in Nord America, soprattutto in Canada, in tempi molto antichi, ben prima di quando Cristoforo Colombo la scoprì. E ci sono degli insediamenti, ci sono prove su prove che ce lo dimostrano. Ormai anche il mondo accademico ha dovuto abbassare la cresta e quindi accettare questo dato di fatto. Addirittura c'era una mappa che forse qualcuno di voi conoscerà, la mappa Vinland, dove venivano disegnate le coste del Nord America, ed era appunto una mappa vichinga. Thor Heyerdahl aveva nel suo sangue il sangue vichingo. Era una persona che era tenace, forte, non si lasciava abbattere dal malincuore o come era successo nella Ra 1, da una missione fallita. Lui riprova e dimostra questo. Ma la Ra 2 che cosa ci dimostra? Non solo che una barca in giunchi, come facevano gli egiziani o come avrebbero potuto fare anche gli stessi Fenici e Romani, era in grado di attraversare l'Atlantico. Se voi andate in Sud America, soprattutto negli ultimi anni, sono stati trovati tutta una serie di reperti che sono veramente affascinanti. Alcuni reperti sono stati addirittura attribuiti a una nave romana che sarebbe approdata in Sud America, sulle coste brasiliane, ovviamente in tempi antichissimi. Ma andatevi a cercare su Google, ad esempio, il vaso Fuente Magna. Il vaso Fuente Magna è una conca, un vaso veramente grande, che al suo interno
ha una serie di testi scritti in proto-sumero, quindi la lingua che è la prima lingua del popolo sumero. Quindi stiamo parlando di qualcosa come almeno 3-4 mila anni fa. È stato analizzato, si è cercato di vedere se il vaso Fuentemagna fosse una frode, fosse una creazione moderna, ma nella realtà dei fatti si è dimostrato essere antico, quindi non essere un artefatto moderno. E perché un vaso, una conca, con una scrittura proto-sumera si trova in Sud America? Non è stato ovviamente portato in tempi recenti, ma c'è finito perché c'è stato portato millenni fa, quasi sicuramente. E la traversata della Ra 2 di Thor Heyerdahl ci dimostra proprio questo, cioè come, nonostante noi avessimo potuto credere l'esatto contrario, nel passato gli uomini erano in grado di attraversare anche l'Oceano Atlantico, non solo l'Oceano Pacifico, e quindi come i grandi popoli del passato, i grandi popoli di navigatori, forse probabilmente erano riusciti ad attraversare l'Atlantico e arrivare in Nord America come in Sud America. Quindi è qualcosa veramente che cambia il paradigma. Un anno dopo, pochi anni dopo, pardon, siamo nell'81, passiamo dal 77 all'81, Thor Heyerdahl inizia una nuova missione che anche qui lo vedrà impegnato per circa un anno ed è una missione che a me affascina particolarmente, non solo per il luogo che vi dirò fra poco, ma anche per quello che trova. Dove va Thor Heyerdahl? Thor Heyerdahl va alle Maldive perché un giorno, mentre si trovava appunto a Colla Micheri, riceve una lettera dove un maldiviano gli dice che era stata scoperta durante degli scavi che erano stati fatti vicino a un sito molto antico, una statua di un Buddha molto particolare e che veniva richiesta se era possibile la sua presenza alle Maldive. Quindi Heyerdahl inizia a organizzarsi, ovviamente tutte le volte portava con sé anche una troupe televisiva, prende due cameraman, prende un equipaggio, organizza questa spedizione. Lui nella sua vita ne farà circa 12. Inizia questa esplorazione che lo porterà alle Maldive. Ora, le Maldive sono un luogo stupendo, come tutti conoscete. Si parla di almeno 1200 atolli disposti verticalmente, se li vedete sulla mappa, per circa 1000 km di estensione, quindi qualcosa di veramente incredibile, oltre che veramente stupendo. Però le Maldive sono conosciute appunto come luogo turistico, come luogo paradisiaco, ma quasi nessuno conosce le sue tracce archeologiche. Quasi nessuno sa che già tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento le Maldive erano state viste anche con un occhio diverso, perché erano sempre state un punto di approdo, una sosta per i viaggiatori che dall'India andavano ad esempio verso l'Arabia o anche la stessa Africa, però nessuno si era mai preso la briga di compiere degli scavi archeologici per vedere che cosa c'era negli atolli. C'è da dire anche che le Maldive sono uno stato di fede musulmana e da sempre non è visto di buon occhio uno scavo archeologico dei vari atolli per tutta una serie di motivi, precetti culturali e religiosi. Però nell'81 Heyerdahl riesce ad arrivare sul posto non con poche difficoltà, riesce anche a vedere quelli che erano alcuni reperti trovati e messi in dei magazzini nella capitale, nell'isola capitale. E si rende conto che le Maldive erano state sicuramente un luogo in cui avevano soggiornato, se si può dire, uomini e probabilmente anche donne di fede buddista per un tempo molto lungo. Ma la cosa incredibile è che lui, iniziando a sentire i racconti degli isolani, dei vari atolli, si rende conto di due cose. Gli raccontano fondamentalmente due elementi che ancora oggi rimangono del tutto, misteriosi, non capiti, da indagare e da analizzare a livello storico, archeologico e non solo. Prima di tutto gli viene detto che tanti atolli possiedono delle strane strutture che oggi, erose dal tempo, sono più che altro delle collinette, ma delle strutture artificiali che vengono chiamate awitta. Sono praticamente o erano delle strutture piramidali,
a tutti gli effetti. Alcune di queste sono ancora visibili oggi e sono in alcuni casi anche molto grandi. La più grande è circa alta circa una ventina di metri, però ovviamente, come vi dicevo, l'erosione ha distrutto la forma perfetta che aveva un tempo e oggi sono più che altro, almeno nella parte alta, un ammasso di pietre. Però queste Witta in alcuni casi sono state era una cripta vuota, ma la cosa curiosa è che la base di queste Witta molto spesso avevano una base con degli enormi blocchi megalitici che in alcuni casi erano di pietra, mentre in altri casi erano di corallo che era stato appunto squadrato e costituiva il basamento di queste strutture piramidali. Vedete un altro elemento che noi troviamo in tutto il pianeta, anche in luoghi che Eyjardal successivamente visiterà, cioè le piramidi. Noi conosciamo le piramidi egiziane, ben note, Cheope, Chefren e Micerino, conosciamo gli ziggurat sumeri, sappiamo oggi che ci sono delle piramidi anche in Cina. Pensate, tutti conoscono l'esercito di terracotta, famoso in tutto il mondo, ma nessuno ricorda che dietro quell'esercito e quell'esercito stesso serviva per proteggere la tomba del primo imperatore cinese, Qin Shi Huangdi, che appunto queste migliaia di uomini di fanteria o cavalleria in terracotta proteggevano questa enorme tomba che ha una forma piramidale che non è scavata perché il governo cinese non ha mai permesso di scavarla, ma che sappiamo per certo conservi appunto il sarcofago, la tomba del primo imperatore cinese. Troviamo piramidi anche in Giappone, le troviamo anche sott'acqua, Yonaguni, le troviamo in Sud America, le troviamo con Monte Accoddi in Sardegna, le troviamo in Sicilia, le troviamo alle Canarie e alle Azzorre, le troviamo alle Mauritius, scoperte non molti anni fa. Quindi perché in tutto il pianeta, in luoghi distantissimi tra loro, qualcuno, gli uomini di quei luoghi di epoche veramente antiche, si sono presi la briga di costruire una struttura così complessa, così difficile in certi casi da realizzare, sempre però piramidale. Non lo sappiamo, cioè forse sì, lo sappiamo se pensiamo che magari ci sia stato un enorme cataclisma, quello che tanti miti chiamano diluvio universale, e quelli che erano i superstiti di una civiltà precedente, poi lo vedremo sicuramente in delle puntate future, si sono salvati e hanno quindi portato le loro conoscenze nel nuovo mondo che avrebbero ricreato e quindi ricostruirono da zero quelli che erano i loro templi, le loro strutture sacre e la forma piramidale probabilmente era la forma principale per il loro culto. C'è da dire che Thor Heyerdahl era convinto in parte di questo, nel senso che lui fu convinto tutta la vita che i vari popoli che lui aveva studiato avevano un elemento tutto in comune, cioè era il culto solare. Tutti questi popoli dal Sud America alla Polinesia, dalle Canarie a Tucumè in Sud America, ad altre zone, tutti avevano un punto in comune che era appunto il culto del sole. Quindi lui parlava in certi suoi appunti di una civiltà solare, come la chiamava, appunto, che nell'antichità si era espansa, aveva navigato nel suo caso in tutto il mondo. Noi facciamo un passo un po' più indietro, in questo caso, e diciamo che forse non era solo una civiltà vicino a noi, ma forse era il retaggio di una civiltà precedente a noi. Nessuno lo può escludere, soprattutto per le tante altre prove che potrebbero confermare questo e che si trovano in varie parti del pianeta. Sempre alle Maldive, però, che cosa sente, che cosa ascolta Thor Heyerdahl? Thor Heyerdahl gli viene detto che ci sono leggende che parlano di un antichissimo popolo che aveva soggiornato, che aveva passato molto tempo in vari atolli, e che possedeva il nome di Redin o Reden. E la cosa curiosa è che questi Redin, secondo le leggende dei maldiviani, avevano i capelli biondi, avevano i capelli rossi, avevano gli occhi chiari, avevano la carnagione molto chiara, del tutto diversa da quello che è il fenotipo, l'aspetto tipico degli uomini delle Maldive di oggi come di diversi secoli fa.
Quindi chi erano questi personaggi? Chi era questo popolo Redin? Non lo sappiamo, né le ricerche moderne, vi dicevo, è stato molto difficile già fare a suo tempo questo tipo di ricerche, non si è mai andati avanti più di tanto realmente, nessuno ha stabilito chi fossero i Redin, ma sicuramente meriterebbe una risposta a questa domanda. E Thor Heyerdahl si recò per un anno, ma una sola volta alle Maldive, e più di questo non riuscì a scoprire. Però chi fosse interessato ancora oggi può trovare senza grossi problemi su Amazon o anche su eBay Il mistero delle Maldive, che è proprio il libro di Thor Heyerdahl che racconta tutta la storia della sua missione e di tutte le sue scoperte. Vedete come sono più che altro le domande che rimangono piuttosto che le risposte che si acquisiscono con tutto il lavoro che Heyerdahl ha fatto nel corso del tempo. Passando un pochino e venendo vicino a noi, troviamo poi nuovi scavi che lui compie all'86 e l'87 di nuovo all'isola di Pasqua, e sono sempre scavi archeologici. Qui prova una sua teoria che i Moai potessero essere spostati anche messi in piedi attraverso un sistema di leve e di ballonzolamenti che venivano fatti fare alla statua appunto per spostarsi. Perché? Perché le tradizioni dell'isola di Pasqua raccontavano che in certi casi le statue più piccole venivano fatte camminare lungo l'isola e quindi portate al loro luogo finale. Si è visto appunto che legandole con dei tronchi era possibile farle oscillare in un modo particolare, quindi farle spostare e poi posizionare nel luogo prestabilito. C'è da dire un'altra cosa interessante, che si inizia ad accennare con questi scavi dell'86-87, ma viene riscoperto molto dopo. Tutti ci ricordiamo i Moai, come si diceva prima, stato un grande testone, ma nessuno, quasi nessuno, sa che se scavate questi corpi, molto spesso, non in tutti i casi, però trovate quasi un corpo intero, cioè sotto nella parte sommersa dalla terra, nella parte nascosta dalla terra, ci sono tanti rinvenimenti. I Moai hanno un corpo, hanno delle mani, in alcuni casi hanno delle sorte di piedi abbozzati, e soprattutto nella schiena molto spesso avevano delle iscrizioni fatte in bassorilievo dove vengono raccontate delle storie, ma come vi dicevo, essendo una lingua ancora indecifrata, ancora non capita pienamente, il rongorongo dell'isola di Pasqua, non sappiamo cosa queste statue ci raccontino. Quindi grande importanza sarebbe anche focalizzarsi per capire la storia di questi popoli. Grande importanza l'ha avuto Thor Heyerdahl perché, come vedete, oltre al Contichi, che è un caposaldo imprescindibile, però ha portato nel corso dei decenni a delle scoperte che hanno rivoluzionato il mondo archeologico, scientifico e non solo. Ma il punto fondamentale è che non era un accademico, lui era uno studioso che sicuramente godeva di una fama conquistata per i suoi obiettivi e non solo, ma non era un accademico, era una persona che aveva studiato, compiva delle ricerche in ambiti che lo interessavano e dimostrava o confutava le sue teorie proprio alla mano, un po' come si deve e si dovrebbe fare oggi. Però, come si diceva all'inizio, il suo più grande cruccio è stato appunto che ha avuto quasi sempre il mondo accademico contro, anche in punto di morte. Lo vedremo fra poco quando parleremo dell'ultima spedizione che fece. Anche in quel caso ha ricevuto tantissime critiche. Il parallelismo che mi viene è con quello che fanno tanti studiosi moderni che studiano la Bibbia. Non voglio fare nomi per non fare torti a nessuno, ma ci sono studiosi che non appartengono al mondo accademico e che studiano la Bibbia, che studiano gli egiziani, i sumeri, l'India, i popoli sudamericani, e che sono persone comuni che hanno una grande passione, un grande amore per il loro argomento e che dedicano in certi casi tutta la loro vita a questo e fanno delle scoperte.
Certe volte giuste, altre volte sbagliate, nessuno è perfetto, ma queste scoperte neanche vengono prese in considerazione da un mondo più ufficiale, più accademico, perché sono fatte da persone esterne, sono fatte da individui che agli occhi appunto del mondo universitario non hanno diritto neanche a fare certi tipi di studi e di ricerche. Però vi ricordo come uno Schliemann che faceva l'antiquario e che era una persona comune, proprio inseguendo un sogno, il sogno di ritrovare la città di Troia cantata nei poemi omerici, alla fine ci riuscì e riscoprì a sue spese quello che era una leggenda, un mito che fino ad allora si credeva tale. In realtà la città di Troia cantata da Omero esisteva realmente e lui la riscoprì. Quindi qualcosa di veramente unico, così come i primi scavi fatti in Mesopotamia da Woolley all'inizio, verso, non all'inizio, verso l'Ottocento e poi anche nel Novecento, dimostrarono quello che era stato un enorme diluvio che aveva invaso certe zone della Mesopotamia in un'epoca precisa e che si collocava più o meno nello stesso periodo storico del diluvio biblico, quindi tra il 3005 quasi il 4000 avanti Cristo. Ovviamente anche qui gli scettici si sono sbizzarriti dicendo che erano mere casualità e non c'entrava nulla, ma questo mito del diluvio noi lo ritroviamo in tutto il pianeta, lo ritroviamo in almeno 650 miti, in popoli lontanissimi tra loro che ci raccontano la stessa storia. Molto probabilmente stiamo parlando della fine dell'ultima glaciazione, quindi dello scioglimento dei ghiacci che si trovavano sulla terraferma, dell'aumento dei mari e quindi dei disastri che questo provocò in un periodo storico che ricercatori come Graham Hancock, mi viene il primo in mente, hanno testimoniato ormai da decenni. È ovvio che Heyerdahl è sempre stato un po' distante, almeno ufficialmente, da teorie di confine o eretiche, come vengono chiamate oggi, sullo stile di Hancock o di altri studiosi. Però non nego la possibilità che ci potesse in qualche modo credere in cuor suo, perché comunque credeva a una civiltà solare, era stato il primo testimone di come in tutto il pianeta esistessero ancora dei misteri storici unici, dalle piramidi ai Redin a tante altre realtà, e quindi probabilmente lui stesso in un certo qual modo poteva credere a determinate possibilità. Sicuramente c'entrò in contatto. Tra gli ultimi scavi, tra le ultime ricerche che fa, troviamo tra l'88 e il 92, parlavamo appunto di Tucumè in Perù, chiedo scusa per la pronuncia, e poi alla fine, siamo arrivati anche noi quasi alla fine, ma ci teniamo qualche minuto in più, questi scavi sono fondamentali perché aiuta a comprendere meglio quello che è il mondo sudamericano, i popoli del Sud America. Già un po' anzianotto, tra il 92 e il 98, viene chiamato alle Canarie e qualcuno se lo ricorderà perché magari ha visto un video che ho su YouTube di qualche anno fa, perché ci sono stato proprio per documentare oggi la scoperta e il sito archeologico. Cosa scopre Torre? È anche qui il primo a riscoprire quelle che vengono chiamate appunto le piramidi delle Canarie o le piramidi di Guimar, delle strutture che sono del tutto uguali alle piramidi delle Azzorre, delle Mauritius, a come erano le Hawitta delle Maldive secoli se non qualche millennio fa. E queste pietre sono degli enormi terrazzamenti a gradoni, un po' più lunghi, cioè sono piramidi per modo di dire, perché in alcuni casi si estendono anche in lunghezza, e secondo le autorità locali, gli studiosi locali, non erano altro che pietre vulcaniche, perché le Canarie, in particolare Tenerife, è un'isola vulcanica con il Teide, che tra l'altro è la montagna più alta della Spagna, supera i 5.000 metri, non erano altro che le pietre che gli agricoltori della zona trovavano nei loro terreni, che venivano lanciate volta a volta a creare delle cataste. Peccato che queste cataste erano fatte a gradoni, erano praticamente perfette ieri come oggi, e soprattutto peccato che queste cataste di pietre erano allineate con solstizi e equinozi. Ovviamente vedete come certe volte, quando non si riesce, non si sa spiegare quello che si ha davanti, si tende a screditarlo, a banalizzarlo al massimo, ma in realtà quelle strutture erano
delle strutture piramidali o delle strutture pseudopiramidali allungate, però con un preciso allineamento astronomico, create o dai Guanci, che erano l'antico popolo delle Canarie, o da qualcuno prima di loro, e rimangono un grande mistero, perché addirittura considerate che ci sono dei brani di Plinio il Vecchio, quindi si parla dell'antica Roma, in cui si racconta come delle navi romane erano arrivate alle Canarie e avevano trovato alcune di queste isole totalmente prive di popolazione, ma in alcuni casi erano state trovate delle enormi strutture che non si sapeva cosa fossero. In questo caso non si sono più trovate, non sono arrivate fino ai giorni d'oggi, probabilmente sono state smantellate o distrutte dai portoghesi o dagli spagnoli, ma le piramidi di Güímar, per fortuna, se Dio vuole, si sono conservate, sono state conservate dalla natura e noi oggi le possiamo osservare. Potete andare voi stessi a Tenerife, a Güímar, e vederle con i vostri occhi. Anche in questo caso, cosa estremamente curiosa, vi ricordavo prima i Redin delle Maldive, biondi o con capelli rossi e gli occhi chiari. I Guanci li potete vedere anche loro oggi, non perché sono ancora esistenti, perché poi sono stati quasi sterminati. In alcuni casi sappiamo che si erano imparentati con spagnoli che poi andarono a vivere appunto nelle isole Canarie per il loro clima, la loro bellezza e quant'altro, ma i Guanci mummificavano i loro cari, i loro defunti, e ci sono vari musei nelle varie isole che conservano ancora oggi i corpi mummificati del popolo dei Guanci. La cosa curiosa dei Guanci, come dicevo, simile alle Maldive, è il fatto che erano una popolazione caucasica, quindi da una carnagione molto chiara, ma questo potrebbe essere normale, ma soprattutto avevano i capelli molto chiari e gli occhi chiari. Quindi c'è chi, anche qua sono stati per ora fatti pochi studi genetici, ma c'è chi suppone che tra i tanti popoli che passarono dalle Canarie ci possono essere stati anche, ad esempio, i vichinghi. E questo è un dato di fatto, che i vichinghi dal nord Europa passarono esternamente, poi entrando dalle colonne d'Ercole, da Gibilterra, e arrivarono fin verso la Sicilia. Quindi perché non spingersi anche, oltre che nel Nord America, anche in delle isole che appunto già in parte si conosceva ed erano le isole Canarie. Quindi vedete come ci siano tante domande senza risposta che sono arrivate fino ad oggi. Le Canarie sono particolarmente belle, noi troviamo diverse piramidi. Se voi andate alle Azzorre, che sono un bel po' più sotto, so che Heyerdahl le visitò, ma non poté mai fare campagne di scavi o studi approfonditi. Se voi andate invece alle Azzorre, trovate più di 140 piramidi nelle varie isole, quindi qualcosa di incredibile, qualcosa che non viene neanche quasi mai detto, perché sembra forse dire una parolaccia dire che in queste isole ci sono appunto delle strutture piramidali. L'ultima campagna di scavi e di ricerche che Tor Heyerdahl fece fu nel 2002, iniziò qualche anno prima, ovviamente, con la pianificazione e tutto il resto. Fu nel 2002 e fu prevalentemente in Russia, nella zona del Mar Nero, Mar d'Azov. Luogo che purtroppo oggi è ben noto perché vede una parte del conflitto tra Russia e Ucraina. Ma quello che Heyerdahl cercava e studiava sulla base dei suoi studi era la patria originaria del popolo vichingo. Lui aveva, da norvegese, da discendente dei vichinghi, aveva studiato quelle che erano le loro tradizioni, la loro storia e tante leggende che appartengono ancora oggi a questo popolo, e tutti parlavano della città, ovviamente, di Asgard, e di un luogo originario da cui il popolo vichingo proveniva, e che Heyerdahl riteneva appunto trovarsi nella zona del lago di Azov, del Mar Nero, in queste zone qua. E anche in questo caso lui fece una campagna di scavi che poi lui dovette interrompere perché iniziò a stare male, morì appunto in quello stesso anno, e non si sentiva bene, per cui la campagna fu sospesa più che bloccata e poi portata avanti anche dopo la sua scomparsa in maniera un po' frammentaria. Ma furono trovati degli elementi, delle prove archeologiche, però per quel momento abbastanza esigue, non erano prove provate che i vichinghi potessero provenire da
quella zona precisa del pianeta. Però nulla lo ha escluso, anzi, nonostante anche in questo caso le aspre critiche che il mondo accademico ha riservato a questo suo ultimo studio, nonostante anche la caratura del personaggio, lui non ha potuto continuare, ma ci sono stati altri studi nel corso degli anni successivi che hanno in parte dato delle piccole elementi di prova appunto a favore di questa zona come patria originaria dei vichinghi. Quindi, come vi dicevo, nel 2002 purtroppo Torino ma quasi nessuno sa che questo grandissimo uomo, questo grandissimo personaggio, appunto, ha vissuto buona parte della sua vita nel nostro paese e soprattutto ha pianificato tutto quello che vi ho raccontato fino a 2 secondi fa in Liguria. Quindi qualcosa di incredibile, ce l'avevamo veramente sotto casa e ha vissuto dietro casa nostra per tantissimo tempo e quasi nessuno lo sa ed è veramente un peccato. Ricordo che comunque, ed ero proprio ieri e l'altro ieri ad Andora, nel comune di Andora e a Collamichieri, sicuramente la comunalità di queste due cittadine da diversi anni realizza un convegno annuale, realizza tante cose per ricordare questo personaggio, ma tutto il resto della nostra penisola si è quasi totalmente scordata di lui. Se non vi ho annoiato e se mi avete seguito in questo lungo viaggio, vedete come Torreyer ho voluto iniziare da lui perché costituisce un po' l'elemento cardine su cui poi ruoteranno tante delle cose che diremo nelle prossime puntate. È un personaggio che ha compiuto delle scoperte uniche, eccezionali, che per quanto riguarda i nostri studi, le nostre ricerche di civiltà precedenti e quant'altro, sono un gancio fondamentale, sono un elemento di ricerca e studio unico. Come dicevo all'inizio, poi la figura stessa di Torreyer per me, per quanto mi riguarda, è veramente importante. Ho avuto anche la fortuna di conoscere suo figlio, come dicevo, che è scomparso purtroppo, Bjørn Heier, dall'anno scorso, il 23 aprile, che era un altro grandissimo uomo. Ma Tor Heyerdahl è stato un modello per generazioni di studiosi, di ricercatori, di scienziati anche. È stato un modello ieri e lo dovremmo forza del suo lavoro veramente hanno portato a un cambiamento radicale di tanti preconcetti, tante idee sbagliate che lo stesso mondo accademico aveva avuto e aveva in buona parte del Novecento. Ha lottato per le sue idee, ha dimostrato con i fatti e poi successivamente altri hanno comprovato le sue teorie, ma ha dimostrato con i fatti le sue teorie, ha fatto di tutto anche pronto a essere smentito, quindi a ammettere di avere delle teorie sbagliate, ma ha fatto di tutto per provare quelle che erano le sue ipotesi. Per questo dico che per quanto mi riguarda dovrebbe essere un modello preso da tanti giovani e da tante persone che hanno la passione, l'amore per ricercare la nostra storia. Quindi, un po' questo, lui poi una bellissima frase che disse e che è stata raccolta e che si trova nel molo proprio di Andorra e frontiere non le ho mai viste, ma credo solo che esistano nella mente di certe persone. Quindi è uno stimolo per me, appunto, il suo messaggio è uno stimolo ad andare avanti, a ricercare, a non farsi abbattere anche in momenti difficili, ma a continuare quelli che sono i propri obiettivi, le proprie ricerche e a avere sempre una forza interiore che ci guidi o magari anche qualcuno dall'alto che ci guidi. Con questo concludo questa prima puntata dei Misteri della Storia, la rubrica che abbiamo inaugurato questa sera, una rubrica che vi e ci accompagnerà ogni mese con un argomento diverso, con un tema differente che ci porterà nei Misteri della Storia, misteri di ogni tipo e che cercherà di indagare in maniera corretta e seria, ma di mente totalmente aperta, appunto tutti quelli che sono gli enigmi che contraddistinguono la storia italiana, occidentale, ma la storia del nostro pianeta. E vi voglio ringraziare, voglio ringraziare anche gli amministratori del gruppo e spero appunto la serata sia stata di vostro gradimento.
Potete trovarmi su Facebook, nei vari social. Chi ha piacere può anche iscriversi al mio canale YouTube, dove ogni martedì pubblico un nuovo video su appunto i misteri della storia. Domani alle 1 di pomeriggio uscirà il nuovo video. La settimana scorsa abbiamo parlato più che di misteri storici dei grandi scienziati del paranormale, ma alcuni dei temi che ho trattato appunto sul mio canale li ritroveremo qua sul gruppo Facebook di Focus, ma ci saranno anche tante cose inedite che porterò appunto su Focus 3.0, proprio perché è bello anche lo stimolo che mi piacerebbe creare con voi, quindi se avete idee, avete voglia di propormi argomenti, sarò ben lieto. Io vi ringrazio, vi auguro buonanotte, buon riposo e se avete bisogno mi trovate, appunto, e ci vediamo il mese prossimo.